pensare qui, non lo so, non sono abituata. Ciao! Ciao raga! Sono con Katy, non so, cosa andremo a fare? Cioè, come vedete sono totalmente natural, lo sapete che io adoro questa naturalezza. Mi piace essere comunque simple, ok? Oggi ok. Katy mi darà un tocco, non so. Oggi faremo un make up alla Katy, che non è questo make up perché no, così è esagerato. No, cioè mi piace sugli altri, ok? Sugli altri sì, però non so su di me. Oddio. Troppo. Non esageriamo. Io ho portato la mia truce. Troppo cute. È vero. Troppo cute. Con un po' di cosine per farti appunto un trucco make up molto nature. Stasera è un aperitivo, quindi insomma vorrei usare un pochino, eh. Quindi sono nelle tue hands. Allora io ho portato questo qua. 3 steps to sculpt. Wow. Poi ho portato questa truce, ma mi sa che esageriamo. Oddio, quei glitterini li adoro, ma sugli altri. Sugli altri. So. Però insomma, fai tu, non voglio limitarti. Magari ci mettiamo un po' di dorato e basta. Sì, l'ho adorato. L'ho adorato. Il fondotinta, un po' di oro così. L'oro. Per dare la lucentezza in alcuni punti. Poi ho fatto il test dell'armocromia. Mi hanno detto che l'oro e la summer è la mia stagione. Quindi, secondo me. Ok, non so neanche cosa stai dicendo. Cosa cavolo, eh? Ho dato un bellissimo rossetto bello, nude. No, adoro quel nudo. Va sempre della Kiko, questo qua. Adoro quel brand. Adori. La Kiko è la mia vita, cioè quando mia zia viene a casa mia mi chiama Kiko 2 perché ho così tanti trucchi della Kiko che dice sembra di stare in uno store. Questo però invece è della NYX, perché è quello che ho su io, però questo andiamo a usare troppo. Guarda, insomma, mi piace ma su di te, ok? Cioè, proviamo, ok? Non voglio, c'è l'aperitivo, non voglio negarmi niente. Partiamo dal fondotinta, che io ne ho portati due. Wow. Perché non so, per la tua ragione, perché questo è un po' più scuro e scuro anche per me. Non so, dovresti fare un ton su ton. Ton su ton. Allora, un pennellino. Al massimo poi scuriamo. O scorreggiamo, non lo so. No, non dire, non le dico più queste cose. Intanto questo... io mi bevo il caffè alla francese. Alla francese, I love Paris, la città dell'amore. Il mio sogno è andare a Parigi con la mia persona amata. Chissà se un giorno si realizzerà. Oh, spero di sì per te. Oh my god. Vai. Adesso noi qui abbiamo le sopracciglia biondine, no? Sì, diciamo che la mia amica per sbaglio me le ha decolorate per sbaglio, cioè... Sai dove la mandavo la tua amica? Non faceva. Infatti gli ho detto, vai proprio a quel paese, stronza. Meno stronza. Non so se ne è beccato. Io la facevo volare dalla finestra. No, è che sono un po' una mingherlina. Cioè, lei fa crossfit da 4 anni. Quindi puoi immaginare che spallone, eh. Dovresti fare kickbox come faccio io. No, io adoro solo la moda. Quello è il mio sport preferito. Star lì a cucire tutto il giorno mi fa le spalle, eh. Dovrei provare anch'io. Però peccato che non so neanche cucire un bottone. Devi credere comunque sempre nei tuoi sogni. Guarda, l'altro giorno mi sono messa a guardare un tutorial per come ricucire. Mi si era bucato leggermente il pantalone, si era aperta la cucitura. Facile, sì certo, appena l'ho indossato è esploso il pantalone. No, ma nel senso è proprio boom 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 boom, boom. No. Non sono proprio una silhouette come lo sei tu. Tutta una questione di convinzione, Katy. Secondo me devi indossare ciò che vuoi dicendo mi sta benissimo. È perfetto, mi fitta da Dio e fidati. Ti fitterà da Dio. Mi fitterà da Dio. Facciamo qualche punto luce. Vai vai. No, comunque sai, sono un'esperta. Ho studiato moda per 3 mesi. Quindi insomma. Sei un'esperta. Tre mesi. Non sono la prima scema, ecco. Cioè, non vengo dalla montagna del saponetto, eh. E da dove vieni? Una storia un po' intrigata. Cioè, io sono di Milano. Ho vissuto un po' a Roma. Mi ero trasferita a London a studiare moda. Però purtroppo per il Brexit sono dovuta tornare. Uff. E quindi eccomi qui, back in town. Pronta per iniziare nuovi progetti. E riscoprire me stessa. Giusto, ma cos'è che fai nella vita? Fai moda, quindi? Sì, sì, certo, sono una stylist. Allora la prossima volta magari puoi vestire a me? Certo, con piacere, cioè ho già in mente qualche look che potrebbe far dire wow. E che cos'è che va di moda quest'anno? Sicuramente parliamo di magari un pantalone a zampa, però sui toni neutri, ok? Beigeolino, grigetto, comunque li vai sul sicuro. Guarda, io il beige lo amo, un colore che proprio... Anch'io! Nel senso che mi muore addosso. No, no, peccato perché guarda, è veramente assurdo. Adesso facciamo dove scuri... contouring. Contouring, ecco, mi veniva. Ho sempre amato quel contouro. Lo facciamo con questo marroncino, che però bisogna stare un po' attenti. Adoro il marroncino. Sì.
quei toni caldi che amo, letteralmente amo, con la A. Tanto vogliamo fare una cosa nature, no? Make up nude. Sì, ma sono le mie amiche di corso, ex ormai amiche di corso, che non ex amiche, ex corso. Ah, ok, corso. Sì, sì, abbiamo detto andiamoci a prendere uno sprizzino, però sai com'è, uno sprizzino, tira l'altro e due e tre e si torna a casa alle 11, cioè pazze. Sei pazza. Esageriamo sempre, calcola, una volta siamo tornate all'1:30 ed era solo mercoledì. Madonna. Ti vedo esperta comunque di make up, ciao. Sì, sono esperta. Mi piace perché però non ho mai fatto nessuna scuola, sono autodidatta. Beh, la passione è la miglior scuola, che sì, ti fattelo è dire. È vero. Vado a stringere il naso. Hai un naso già bello stretto. Ma diciamo dipende da dove lo vedi, ecco. Una sensazione intrigante. Vado a schiarire in mezzo. Io faccio così, poi non so come fate voi. Poi uso un sacco le dita. So cool. Sei cool. Un po' di oro qui. E così siamo un attimo bronze. Un po' sbronze. Wow. Quello tra un paio di ore, Katie. Okay. Vado di caffè adesso. Beata, quanto vorrei il caffettino anche io. Ma il caffettino? No, guarda, ne ho già preso una stamattina che poi svalvolo, lascia stare. Non esageriamo. Allora, aspetta, con questo farei le sopracciglia perché appunto c'è la deco. Sì, sì, infatti ce n'ho proprio bisogno. Mi raccomando, a me piacciono belle folte, Belle folte. Cioè che si vede proprio il pelo per pelo per pelo. Che dici proprio, wow, pelo. Guardate quel pelo, esatto. Guardate che pelo. La parola chiave? Pelo. Tutto pelo. Sta arrivando il pelo, sta arrivando. Io una volta volevo schiarirmi le basette. Per sbaglio, questo è fantastico, peccato che non c'è un video che lo riprenda, ho messo la crema depilatoria. No! Mi sento in spa. Anch'io voglio farmi una bella spa. Speriamo che il mio fidanzato per San Valentino mi abbia fatto una spa. Speriamo di trovare un fidanzato per San Valentino, dico bene? Ecco, proprio il giorno di San Valentino. Poi può andare a... Sì, dai, giusto per festeggiare un pochino, no? Ci vuole. Ci vuole. Dai, sono abbastanza naturale. Sono pazzesche. Sono sobri queste sopracciglia. Wow. Lo farò un figurone stasera. Me lo sento. Me lo sento. Anche secondo me dovrebbero essere uguali, raga. Sono assurde. Ombretto. Già stiamo usando, Sì, il mio stile ce l'ho. Magari oso appunto con un rosa antico, un beige molto strong. Però ecco, solo in occasioni particolari, perché poi, sapete, mi guardano tutti. È cioè, troppo. Mi sento un po' in soggezione. Non esageriamo. Questo no, effetto... vabbè, bellissimo. Lo sai che quest'oro non ci sta per nulla male? Una bronza di Riace. Oh, magari, adoro quei bronzoni là. Due gran bei fusti, vero? Sono due i fusti, effettivamente sì. Due fusti di birra. Già meglio. Bene, effetto molto naturale comunque. Sì, non l'importante è non fare quell'effetto mascherone, no, carnevalesco, ecco. Il carnevale lasciamolo ai bambini, ok? Esatto, per carità. Sono dei miei amici che mi propongono sempre queste follie. Io un anno ho anche accettato, ok? Mi sono vestita da Biancaneve, ma... già giusto tipo il caschetto. Mi guardavano tutti. Mi guardavano tutti, una vergogna. Arrivato il mio amico, mi ha lanciato i coriandoli, quindi ero piena di questi coriandoli. Mamma mia, una fa. Vergogna, sono corsa a casa, guarda. No, ci credo, ci credo. Com'è? Ti piace? Pazzesco. No, vabbè. Ci sta, per ora ci sta. Vogliamo metterlo l'eyeliner? Lo mettiamo? Non so, Katy, forse... è troppo? Cioè, già quest'oro... è molto carico. Il mascara lo mettiamo. Ma di mascara sì. E delle ciglia lunghissime. Sirenetta, Ariel. Mettiamo un po' di rosa sulle guance e poi passiamo al rossetto e abbiamo finito il nostro magico, magico make-up. Sono pronta. Per il tuo ape. Queste guanciotte proprio tipo da timidina fanno per me. Adoro il blush, è la mia parte preferita, ti dirò. È il mood timido. Mi ricorda un po' Heidi, adoravo quella stronzetta. Oh, scusa. Scappa, diciamo scappa. Che è un po' stronzetto effettivamente. Dai, io andrei su questo se posso vedere. Ok. Questo silurone. Questo bel silurone ci piace. No, cioè è il mio. Questo è il mio colore, scusami Katy, ma... sì sì sì. Rimaniamo sul nudo. 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 Nudo, lo vogliamo tutto nudo. Oh. Ok. Per ora ci siamo. Adesso facciamo un po' di contorno, un po' più scuro. Facciamo qualche sfumatura. Non ho mai fatto un make up del genere. Non ho mai usato così, Prime volte ci vogliono ogni tanto. Non mi tiro indietro, Katy, sai. Ma no, ti vedo che sei una che osa. Ci siamo. Posso guardarmi? Assolutamente sì. Mi guardo, Katy, mi Tre, guardo. 3, 2, 1. Sei esagerata. Ma è super strano.
stupenda. Ti piace? Lo adoro. Bellissimo. Sicuramente naturale. Tutte le mie amiche mi diranno: chi è la tua makeup artist? Ho un lavoro da makeup artist allora. No, vabbè, facciamo un rallenti per favore. Grazie mille, adoro questo look, totally I'm in love. Sono contenta che ti piaccia. Veramente thank you very 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 much, thank you. Sono molto contenta. I love it. Dai, ti farai una bella serata, magari conquisterai qualche bel maschietto per qualche San bel Valentino. Manzo, vuoi dire? Qualche bel manzo. Speriamo, dai, incrociamo le dita. Beh, io so che la mia sorella Lilly, quella stronza, ha fatto un bel video sul tuo canale in cui faceva un bel tattoo. È qui. Secondo me potrete andare a vederlo. Io non ve lo faccio vedere adesso, quindi dovete andare a vedere il video se volete sul giù. Mio canale. Io lo lascio giù. Grazie mille ancora. Niente, non vedo l'ora di fare questo ape. Ci vediamo presto, magari in Duomo, a fare qualche shopping insieme, no? Ci qualche sta, follia. Ci sta, qualche follia. Andiamo a comprare qualche follia. Ciao. Ciao raga.